Welcome back da Max Black, siamo tornati su FIFA 20, un nuovo squad builder. Prima di cominciare io vi ringrazio a tutti perché il nostro canale sta continuando a crescere, mi raccomando iscrivetevi, condividete i video, commentate come avete fatto questa settimana, siete stati grandiosi, voglio arrivare almeno a 500 iscritti in queste settimane, quindi impegnatevi a condividere, a invitare gli amici e in più vi ricordo anche il mio Instagram che c'è il link in descrizione, quindi andatevi anche a iscrivervi al mio Instagram che anche lì ci possiamo vedere, salutare, vi metto su qualche storia, ci conosciamo anche un po' nella vita privata. Mi sta piacendo molto questo nostro modo comunque di interagire che abbiamo, si sta creando una bella community, quindi continuate così, vi chiedo di mettere almeno sempre 20-25 like per questo video come avete sempre fatto. Grazie a tutti e cominciamo subito con questa squadra pazzesca, un 4-3-3. Mi è venuta questa idea da uno dei vostri commenti comunque che mi è arrivato, che un ragazzo mi consigliava un De Jong Team of the Week, un De Jong If, e quindi mi è venuta questa idea e ho creato subito la squadra. Allora in porta andiamo a mettere Sirigu, buon portiere, sempre molto affidabile, quindi non andiamo a spendere tanti soldi, circa 3.000 su Sirigu, così non spendiamo tanto e abbiamo l'affidabilità in porta. A sinistra difensore centrale Manolas, ottimo difensore, ottima velocità, ottimo difensore, solo questo vi posso dire di Manolas, non andremo a spendere tantissimo, però ci sta, ci sta. Come altro difensore centrale, un altro Team of the Week, andiamo a mettere De Ligt. Questo è un ottimo giocatore, soprattutto per la difesa e il fisico, veramente spettacolari, difesa 85, fisico 85, non lo spostate nemmeno con le bombe a mano, quindi mi raccomando, questo è un giocatore solido, la montagna difensiva che noi andiamo spesso a cercare. Terzino sinistro andiamo a mettere Alexandro, ovviamente un ottimo giocatore, non ha bisogno di presentazioni, buon dribbling, buona velocità, buon fisico e buona difesa, estremamente affidabile, questo che a noi ci interessa. Quindi abbiamo questa parte della difesa che è composta praticamente da una Serie A. A destra come terzino andiamo a mettere un giocatore un po' strano che però ci serve per fare intesa, ve lo dico subito, quindi ho cercato il giocatore più affidabile che ho trovato ed è un ottimo giocatore che è Dumfries, Europa League Road to the Finals, e vediamo come è fatto. Allora, come potete vedere, a velocità 84, difesa 81, fisico 89. È un giocatore che un po' ho avuto difficoltà a trovare perché comunque non sapevo chi mettere per fare questa intesa. Però quando ho visto questo giocatore sono rimasto a bocca aperta, soprattutto per il fisico 89, un terzino con questo fisico, e poi ci fa intesa con De Ligt, quindi siamo a posto. È veramente una grande grande scoperta, veramente un giocatore fortissimo, peccato che gioca nel PSV e quindi è molto difficile trovare un modo per incastrarlo nella squadra. E qui c'è il punto di forza di questa squadra che è il centrocampo. Qui a centro andiamo a mettere Matuidi, che è un giocatore che ci darà grande affidabilità in difesa e aiuterà soprattutto in difesa. È sempre un giocatore estremamente affidabile che abbiamo usato spesso, quindi qui scegliamo una certezza. Altra certezza, un altro giocatore che questa settimana ha fatto faville in Champions League, che è Mertens Team of the Week, lo mettiamo qui a sinistra. Eccolo qua, giocatore fortissimo, già il solito Mertens è veramente forte, ma questo Team of the Week è veramente ancora più forte se solo fosse possibile. Velocità 89, tiro 85, passaggio 82, dribbling 91, che dire, fortissimo negli inserimenti, fortissimo nel tiro, questo qua arrivando da dietro alle spalle come un giaguaro attacca la porta, non so se avete visto la partita Napoli-Barcellona, insomma vi farà questo tipo di gol qui, arrivando da dietro, tiro da fuori, tiro a rientrare e gol incredibile. Mertens Team of the Week, ve lo consiglio assolutamente, il giocatore che è una bomba. Ecco qui l'altra sorpresa, che è De Jong Team of the Week pure, De Jong spettacolare dal Barcellona. Ok, eccolo qui, De Jong Team of the Week,
81 velocità, 88 passaggi, 90 dribbling, giocatore veramente eccezionale, fortissimo, e soprattutto questo 79 di fisico che è superiore a quello che c'ha di solito, veramente un giocatore spettacolare. E ci andiamo a fare questo centrocampo fatto di inserimenti, geometrie e giocate spettacolari per servire i tre attaccanti che saranno qui alla destra Dembélé dal Barcellona, che ci va a costare pochissimo, circa 4.000, 93 velocità, 80 passaggi, dribbling 87, giocatore veramente infermabile, velocissimo, fortissimo nelle skill, quindi ve lo consiglio assolutamente. Come esterno alto a sinistra, attenzione, qui c'è un altro giocatore che ho preso per fare intesa, cercavo un giocatore da inserire lì proprio per questo motivo e ho trovato questo Limbombi, che è Winter Refresh, eccolo qui, scusate, Limbombé, velocità 90, tiro 85, dribbling 83, veramente un giocatore che ci va a fare intesa con Mertens perché anche lui è belga, un giocatore straordinario, non sapevo chi mettere qui per fare questa formazione, ho trovato questo Limbombé spettacolare, è un giocatore fortissimo, quindi Limbombé Winter Refresh, giocatore straordinario, veramente di una forza e di una velocità, un tiro pazzesco, tiro 85, io nemmeno sapevo l'esistenza di questo giocatore, però molti dicono che è fortissimo, l'ho trovato qui su FIFA e lo mettiamo lì. E infine la nostra punta di diamante che sarà Ben Yedder, anche lui Team of the Week. Eccolo qua, Ben Yedder, questa versione 85, perché ci sono delle versioni di Ben Yedder che costano un casino, quindi vi dico state attenti, questo qua vi va a costare circa 100.000, però è un giocatore eccezionale, velocità 86, tiro 85, dribbling 87, un giocatore sgusciante, tutta la velocità di questo mondo ce l'abbiamo qui in avanti in attacco, quindi questa è una squadra veramente, direi, fatta proprio per la velocità, per la cattiveria, per attaccare in contropiede, per non far capire niente all'avversario e farlo quittare dalle partite, perché questo è il nostro obiettivo con questa squadra, farlo uscire pazzo, perché quando un avversario guarda questa squadra, guarda due o tre giocatori e dice non li ho mai visti, sono giocatori semplicissimi e facili da trovare, e invece si trova contro una squadra devastante, velocissima e fortissima in contropiede, e la palla, se voi sapete gestirla, non la farete mai vedere all'avversario. Quindi mi raccomando, almeno 25 like per questo video, condividete tutto, mi raccomando, iscrivetevi al canale e sul mio Instagram che da adesso in poi diventerà molto più attivo. Io vi saluto e vi ringrazio e ciao a tutti da Max Black.